San Gabriele, a Isola del Gran Sasso, ha ospitato il 32esimo raduno degli alpini abruzzesi, in ricordo dei caduti di Selenyar durante la campagna di Russia del 1942. Sono arrivati al santuario oltre 12.000 ex alpini provenienti soprattutto dall'Abruzzo, ma anche da altre regioni italiane. Un'edizione particolare che ha visto complice anche il bel tempo, una partecipazione record e la celebrazione dei 70 anni della sezione alpini di Isola del Gran Sasso, che organizza la manifestazione. È un evento straordinario, importante, che si fa, come dice sempre l'ANA, si fa grazie alla presenza di San Gabriele. L'anno scorso è stato il primo anno dopo il Covid e vennero oltre 10.000 persone, quest'anno comunque non saremo da meno, anche se il regionale ha una valenza nazionale e questo ci fa molto piacere. E questi eventi, diciamo, arricchiscono e ci danno la possibilità, oltre che trasmettere la memoria ai ragazzi, ma anche di riportare la gente, di farci conoscere e speriamo di far ripartire anche quello che può essere il turismo, che è la nostra vera forza. Il raduno commemora la battaglia di Selenyar, il sacrificio del battaglione L'Aquila tra il 1942 e il 1943 nella steppa russa per rallentare l'avanzata dell'Armata Rossa, ma anche i caduti nella campagna di Grecia e Albania. Io credo che quando arrivano gli alpini in tutto il mondo, poi lo vediamo, no? In tutto il mondo, quando c'è qualche malaugurata disgrazia in giro, ci sta sempre l'alpino lì pronto. Ecco, questo è il messaggio che possiamo dare noi ai giovani, alle nuove leve, che dovrebbero avere più amore per questo gruppo. Amici miei, cogliete amici miei, vai là solo in mezzo.